Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere. Non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima che i sinottici registrano discussioni e contese all'interno dei dodici per spirito di arrivismo. Il maestro deve fronteggiare, non una volta, i sogni di gloria dei discepoli e rivelare loro la sua prospettiva che capovolge ogni calcolo umano. In questo caso sono i due figli di Zebedeo, Giacomo, di cui oggi celebriamo la festa, e Giovanni, che si fanno avanti, anche se in questo testo di Matteo, come avrete notato, è la madre che si mette in mezzo, probabilmente per cercare di attenuare in qualche modo l'imbarazzo che nella primitiva comunità cristiana si aveva pensando a queste due figure così centrali e così però anche segnate da questo limite così umano. Gesù, rispondendo alla richiesta della madre, puntualizza, come abbiamo ascoltato, l'ignoranza dei due postulanti circa il prezzo altissimo che avrebbero dovuto pagare per partecipare alla sua gloria, e al tempo stesso predice ai due volenterosi discepoli proprio ciò a cui essi si sono dichiarati pronti, questo battesimo di sangue. Si mostra invece Gesù piuttosto evasivo rispetto a quelli che sono i loro sogni di gloria. Ma connesso a questa lezione c'è in realtà una chiara indicazione per quelli del gruppo che appare sdegnato e a cui Gesù si rivolge con il voi, che in due versetti ricorre cinque volte. In questo modo: tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Gesù dunque non cancella l'autorità, ma chiarisce che lo scopo di chi ha autorità è quella di far crescere, come dice la stessa parola autorità, di far crescere coloro che sono a lui affidati. Così è stata, penso, la vita di Don Luigi, che per tanti di voi è stato un padre senza mai trasformarsi in un padre padrone, che è la perversione del clericalismo di ieri e di oggi. In un tempo come il nostro, orfano di padri, abbiamo bisogno di riferimenti limpidi e autorevoli, senza che si trasformino in guru o capi popolo che seducono a sé, mentre ciò che devono non è sedurre, ma è piuttosto orientare verso la vita. C'è bisogno di pastori che si mettono a disposizione della gente, che ha bisogno di avere esempi concreti a portata di mano, affidabili, come in questa parrocchia per 50 anni ha fatto Don Luigi. E il brano di Matteo si conclude con queste parole di Gesù: come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Non si tratta di un'esortazione verbale o moralistica, ma Gesù intende offrire se stesso come esempio, e credo che in queste parole non è difficile intravedere la figura stessa di Don Luigi,
che ha attraversato questo tempo in modo profetico, lasciandosi suggestionare dalla mistica dell'ortodossia così come dalla tragedia della guerra, senza censurare nulla di ciò che è autenticamente umano, con una particolare attenzione alle persone più povere, ma tenendo bene a mente quel che un suo grande riferimento, Don Milani, soleva ripetere: fa strada ai poveri senza farti strada. E per questo ha vissuto sulla sua pelle Don Luigi, che ho avuto il piacere di incontrare una sola volta qualche mese fa a tavola insieme con altri preti, di cui ho colto immediatamente la stoffa umana, ma anche la sua fede, che ritrovo perfettamente presenti nelle parole dell'Apostolo Paolo, che abbiamo ascoltato come prima pagina. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi.